Finalmente ci ha lasciato appunto questa casa libera. Finalmente adesso possiamo entrare dentro. E così i due, Patricia e John, appunto entrarono in quella casa. Guarda, qui bisogna pitturare. Là ci vuole il lavello nuovo. Guarda che bella veduta da questo balcone. Ma che sono quelle montagne? Sono appunto le Dolomiti. Guarda, quell'uccello si è posato su quel ramo di pesco. Hai ragione, questo è il nostro nuovo nido d'amore. Saremo veramente felici. Chissà, Giuliana, la nostra bimba, come sarà felice. Il padre. Oh, finalmente ho raggiunto il sogno della mia vita. Fa un po' freddo qua, però adesso spaccherò dei tronchi, accenderò il camino, che quando viene mia moglie troverà, che fatica però, troverà la casa di nuovo calda come era una volta. Tesoro, questa è la prima notte in questa abitazione, la dobbiamo inaugurare. E cosa migliore, inauguriamola così. E i due tutta la notte si amarono, quasi come la prima notte di nozze. Come la luna piena splendeva su quell'abitazione e rendeva tutto così magicamente bello, in un paradiso alto, su una vetta di una montagna, dove si vedevano anche le grandi Dolomite. Giuliana, Giuliana, papà, ti trovi bene in questa casa? Babbo, sai che oggi ho incontrato i nuovi amici alla scuola? Ah, che bello. Patrizia, hai visto? Anche nostra figlia ama questa casa, ma quanto è bella. E così passavano i giorni, ma una notte, nel pieno della notte, sentivano dei rumori e si accendeva una lampada che gli era stata regalata. Nel pianerottolo di sopra si vedeva questa luce che usciva appunto dai fondamenti della porta e che illuminava tutte le scale. E Giuliana... Babbo, babbo, babbo! Giuliana, è Giuliana che urla. Patrizia, è Giuliana. Giuliana, dove stai? Babbo, vieni qua. Babbo, vieni qua. Ho avuto un incubo stanotte. Ho sognato. Cosa hai sognato, Giuliana? Babbo, un uomo era come Babbo Natale, tutto rosso con un cappuccio bianco, e aveva due giocattolini rossi in mano e uno nero, e mi indicava di venire verso di lui. Ma tu hai fatto un brutto sogno, Giuliana. Vieni, papà ti dà un bacio. Buonanotte, riposa, tesoro mio. Ma durante la notte tutto si ripercuoteva, anche il letto tremava. Qualcosa stava avvenendo nella notte. Si sentivano dei passi. Di ronzii. Era una notte d'inverno. Era una notte silenziosa. Non si sentiva nemmeno un ronzio di qualche di vento, niente. Era tutto taciturno. All'improvviso Giuliana si alza. Si scoprì le coperte e andò verso quella porta, e c'era un'immensa luce. All'improvviso Giuliana aprì la porta e Giuliana appena vide la lampada che emanava una forte luce, svenne. Il mattino seguente,
fine del primo atto di questa edizione del Radio Racconto, che poi avrà un suo proseguimento. Il Radio Racconto è una storia tratta da un grande libro che ha letto Gennaro D'Auria, che poi vi farà sapere il proseguo. È una storia vera comunque, che è capitata praticamente alla famiglia John e Patricia. Questa coppia che, come avete notato quello che vi ho detto, cercava una nuova casa e finalmente l'aveva trovata, ma non sapeva che in quella casa cosa era successo. Signori, è una storia da ascoltare su Radio Camaldo di Stereo, edizione prima del Radio Racconto. Appuntamento alla prossima edizione. La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'altopiano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. Madonna, la mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, a mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati. La lampada. No, mamma, in quella casa io non ci voglio più tornare. Ho paura. Vieni, a mamma, è stato solo uno shock, vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto. E quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre. E poi facemmo un giro. Accese la radio e sentivo una musichetta di questo genere. All'improvviso cosa accadde? In una notte di dicembre freddissima, cominciò a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale. Piano piano saliva.
mise la mano vicino alla porta e l'aprì. All'improvviso la lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere. Vai via! Andate via! Francesco, chiama, vieni subito qua! Chiamò anche il vicino di casa, la signora, il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria. Tra poco il radio racconto, la terza parte della Lampada Magica. Shake your body now and start to imagine. We're gonna start to tell your story. Quella casa era diventata un inferno. Regnava il male, perché l'agenzia che aveva venduto quella casa non aveva avvisato appunto che in quella casa c'erano state proprio delle sterminazioni familiari. La bimba ormai svenuta, riportata di nuovo in ospedale, il medico: ma non è successo niente a questa bimba, assolutamente, per me è tutto normale, signora, l'abbiamo visitata, abbiamo fatto un check-up completo. Sarà forse un esaurimento, una visionaria. Il marito disse: adesso, cara moglie, io vi trasferirò a casa della mamma, quindi andate via, lasciatemi solo in questa casa. Voglio capire che cos'è che non va. Dopo aver trasferito la madre e la figlia appunto dai loro genitori, rimase solo il marito e cominciò appunto a fare delle ristrutturazioni. Passarono delle settimane, cominciò a ristrutturare anche la cantina, dove voleva mettere delle belle botti di vino, per poi, quanto rivenire, trovare tutta un'altra aria, tutta un'altra atmosfera. E lui scavava. All'improvviso la luce della cantina cominciava a fribillare. Devo cambiare questa luce. L'usura, l'umidità, la resa proprio è tutta usurata, è meglio cambiarla. Salì le scale appunto della cantina cercando di riaprire la porta. Come, sta porta io non l'ho chiusa, ma mica ho dimenticato le chiavi all'altro lato. E cominciò a battere, a girare la maniglia. Ma niente, niente
la porta non si apriva. Si era intrappolato giù in cantina. Questo dannato telefonino non prende. Fammi provare. Ma niente da fare, non c'erano finestre. Oddio, adesso come farò ad uscire da questa cantina? Come farò ad uscire da questa cantina? Impossibile, impossibile! E comincio appunto ad andare verso la luce. Ma può darsi si sia un cortocircuito. Vediamo di accendere sta luce. Ma la luce, purtroppo, era fulminata. Era una luce che si era fatta nera. Lui nel buio, solo là nel buio. Stanchissimo di lavoro perché aveva scavato appunto per mettere una pavimentazione. Si accosciò appunto a terra sulle scale. Ma all'improvviso sentì come un rumore e la porta si aprì. Oh, fammi salire subito le scale. E cominciò a salire le scale. Anche la porta dove c'era la lampada era aperta e mandava di raggi di luce fortissimi. Che succede in questa casa? Ma che sta succedendo? Dio! Cominciò a salire le scale velocemente, arrivò vicino alla lampada e dietro alla lampada vide una bambina e un uomo che si tenevano per mano. Andate via! Andate via! Avete ascoltato la terza parte della Lampada Maledetta. Radio racconto ideato da Gennaro Dauria. Ma tratto da un libro della Lampada Magica veramente successo in Inghilterra. Quindi questa è una storia vecchia. È una storia appunto documentata in quanto c'è tratto anche da un libro e quindi è una situazione che questa casa esiste ancora perché in effetti sta in Inghilterra e non è una mia invenzione. Quindi è tratta da una storia vera del passato, tranne il telefonino ovviamente. Cari amici ascoltatori, salve a tutti, sono Gennaro Dauria, iniziamo subito questa rubrica. Il padre salì le scale dalla cantina, cominciò a salire, aprì la porta. Una voce perpetua comparve, una bimba insieme a una figura maschile che ondulava. Andate via da questa casa, andate via. Subito una corsa il padre fece, andò in cantina di nuovo, la luce si spegneva e si accendeva, ormai lui era fuori di sé, chiuse la porta di casa e andò verso l'agenzia. Ma che casa mi avete venduto? Venite a vedere, là ci sono dei fenomeni di paranormalità, là ci vuole un esorcista, venite! Io voglio le foto geometriche di questa abitazione, voglio sapere che cosa è successo prima di noi e cosa sta accadendo. Io sto uscendo pazzo, venite a vedere con i vostri occhi. L'agenzia sapeva che in quella casa ogni famiglia che c'era vissuta non aveva durato più di 2 settimane, massimo un mese. Lui andò dalla moglie. Moglie cara, nostra figlia non c'ha niente. Portiamola via dall'ospedale. È la casa.
è infestata, è una casa maledetta, dobbiamo andar via, dobbiamo andar via. Prima di noi c'erano state altre, appunto, persone come noi che sono scappate via dalla paura. Quella è una casa maledetta. Dopo aver fatto la disdetta di quell'abitazione, andarono a vivere in un'altra casa. Quelli dell'agenzia dicevano: ma è possibile, mai in questa abitazione viene una famiglia, ne viene un'altra, e tutte quante dicono la stessa cosa: ma è possibile mai? Infatti non trovavano una soluzione a questo quesito. L'agenzia disse: facciamo una prova, andiamo noi una sera e vediamo cosa succede. E il capo dell'agenzia, Romualdo, insieme alla moglie e ai due figli, Romualdo ed Anna, dormirono una notte. Guarda, io non trovo niente di anomalo. Queste sono persone, secondo me, malate. Ma questa è una casa perfetta, non c'è niente che non va assolutamente. C'è qualcosa invece in queste persone che sono venute qui ad abitare, purtroppo, qualcosa che non andava più psicologicamente. Gianni, che sarebbe l'altro socio, dice: guarda, la casa, io ho dormito una notte, è perfetta, non c'è assolutamente nulla. Qui c'è qualche altro problema, non riguardando la casa, o il prezzo è troppo alto. Mettiamolo a un prezzo molto più basso, vediamo un pochettino se resistono le persone. Abbassiamo i prezzi, abbassiamolo. E così scalarono il prezzo di quell'abitazione. Tutto sembrava andare bene. Tranquillamente, il socio che dormiva ancora in quella casa, ormai era passata una settimana, appunto la moglie che rassettava la casa: mettiamo un bel vaso di fiori qua, e sopra dove c'è la lampada, andiamo un attimo sopra, ripuliamo tutta quella polvere. Ma qua, questa polvere, ma come mai qua nessuno ha pulito mai? Qua ci mettiamo un bel quadro, mettiamo un quadro di Donna Velata, e là ci mettiamo magari un bel tavolo per quando uno vuol giocare a carte. Non l'avessi mai detto. La lampada cominciò a brillare sui raggi per tutta la casa. Oddio, no! Romualdo salì sopra e vide la moglie a terra. Oh mio Dio, che c'è in questa casa? Che c'è in questa casa? Anna, Anna, svegliati! Svegliati, Anna! Ma niente da fare, quella tranquillità era stata interrotta già. Romualdo ed Anna, i soci della casa, anche loro avevano provato questa esperienza molto particolare. Ma comunque tutto si rimanda all'ultima puntata e la conclusione. Avete ascoltato il radioracconto di RCS Network a cura di Gennaro D'Auria. Linea agli ascoltatori. Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria e De Biase. Consulenza tecnica e artistica Salvatore Alpaia.
della notte Jasmine si alzava. E arrivò alla porta, ultima puntata. Aprì la porta e vide una luce che illuminava il suo volto, e dietro a questa luce c'era un'entità. La casa cominciò a sanguinare. In quella casa che nessuno mai ha voluto abitare, usciva del sangue dalle pareti, perché quella casa ormai era infestata. Tempo addietro, circa 20 anni fa, furono murati tante di quelle essenze, tanti corpi, ma purtroppo la notte di Halloween questi corpi uscivano dai fondamenti, dalle pietre, appunto soprattutto dai corridoi dove erano stati appunto seppelliti, dietro a questi maledetti dico, perché furono maledetti da un prete che si chiamava Rossi. Questo prete Rossi fece una grande maledizione all'epoca. La notte di Halloween tutti quanti cominciarono a sanguinare, e quindi nel corridoio fuoriuscirono tante essenze. E praticamente cosa accadde? Accadde che Jasmine urlava: non è possibile, la porta, le luci mi hanno distrutto, come devo fare? Io non ce la faccio più, c'è una parentesi tonda qua, una parentesi di morte, di sangue. Durante la notte Jasmine, che riposava nel suo letto, ebbe appunto la prima consuenza, e vedeva appunto delle entità che venivano verso di lei. Abbiamo bisogno di aiuto, vogliamo la libertà. Così il giorno dopo chiamarono un prete. Il prete entrò in casa. Appena entrò il prete in casa, i muri cominciarono a sanguinare. No, non è possibile! No, Padre, Figlio e Spirito Santo, andiamo via da questa casa, questa è una casa maledetta! E Jasmine, dopo aver visto questo, il prete andò via, corse via, si sentì molto male, svenne all'improvviso. Oh. Ma cosa è successo in questa casa? Qualcosa non va. Piano piano si alzò da terra e cominciò appunto a camminare verso la porta dell'uscita. Cominciò a muovere appunto la porta, ma la porta non si apriva. Termina qui la sesta parte. Alla fine poi vedremo cosa succederà. Radio Camaldoli Listerio, Gennaro D'Auria a vostra completa disposizione. Linea agli ascoltatori.